Eccoci. L'elenco di quello che serve oggi, fatto, finito, preciso, che così poi andate a recuperare i materiali. Pallina, come sempre la pallina. Ricordatevi che se non ne avete una da tennis va bene anche un altro tipo di pallina, basta che non sia troppo molle e allo stesso tempo che non sia troppo dura. Se avete usato la stessa pallina per tutto questo periodo, può essere che l'abbiate un po' sfondata. Quindi valutate, perché se è diventata troppo molle, magari è giunto il momento di procurarsene una nuova. La sedia ci serve sempre, ricordatevi di metterla dove non rischiate di andare a sbattere e dove non rischiate di inciampare. Mettete sempre qualcosa sotto la sedia, che sia un tappeto, un tappetino da ginnastica o quello che volete, per evitare che la sedia possa scivolare. Oggi useremo il bastone, perché mi è stato richiesto, e poi vi chiedo di procurarvi una coppia di pesi che potete come sempre sostituire con delle bottigliette di acqua oppure con delle lattine. Se scegliete di utilizzare delle cose che avete in casa al posto dei pesi, ricordatevi che quello che scegliete deve essere facile da impugnare, e per questo per esempio le bottiglie, e che le due cose che utilizzate devono essere esattamente della stessa forma, della stessa dimensione e dello stesso peso. Se avete invece dei pesi in casa, ricordatevi di non eccedere e quindi usateli al massimo da un chilo. Quindi ricapitoliamo: i pesi o le bottiglie in sostituzione, la pallina e il bastone. E ci vediamo tra 5 minuti.
Eccoci, sono le 3 e quindi possiamo ufficialmente cominciare. Dunque, quel minuto sempre per raccontare a chi si è collegato in questo momento che cosa ci servirà per la lezione di oggi e per le solite raccomandazioni prima di cominciare a lavorare. Dunque, innanzitutto, che cosa vi serve? Vi servirà la solita sedia, ricordandovi di metterla in un posto che sia sicuro e di posizionarla possibilmente sopra un tappeto o un tappetino da ginnastica, o insomma qualche cosa che faccia sì che la sedia non possa spostarsi rischiando magari di scivolare o di farvi cadere. Lavoreremo sempre la parte iniziale della nostra lezione con la pallina da tennis. Vi ricordo che va bene anche una pallina di altro genere, basta che non sia o troppo esageratamente molle o troppo dura. Vi ho chiesto di procurarvi una coppia di piccoli pesi, diciamo di un chilo circa, che potete anche sostituire, se non avete i pesi in casa, con una coppia di bottiglie di acqua o di bibite, o una coppia di lattine di bibita o di conserva. La cosa importante è che siano facili e comode da impugnare e che gli oggetti che scegliete di utilizzare eventualmente in sostituzione dei pesi abbiano esattamente la stessa forma, la stessa dimensione e lo stesso peso. Inoltre vi chiedo di recuperare un bastone che potrebbe tranquillamente essere anche il manico di una scopa. In aggiunta, ricordo alle persone che seguono la lezione usando la piattaforma donataci da White Ready che questo è il momento in cui devono chiudere i microfoni. Non solo per evitare che tutti possano sentire quello che accade a casa vostra, ma vi ricordo anche che se avete i microfoni aperti, chi segue la lezione insieme a voi vede casa vostra sullo schermo invece di vedere me che dimostro gli esercizi. Quindi è il momento di chiudere i microfoni. Allora, le ultime indicazioni invece su come andare a lavorare oggi. Dunque, faremo degli esercizi di tonificazione per la muscolatura della parte alta del busto che hanno lo scopo di migliorarne la postura e quindi andremo a lavorare per cercare di stare più diritti. Nella stessa direzione andranno anche i lavori di mobilizzazione che andremo a fare con il bastone che interesseranno principalmente le articolazioni delle spalle, dei gomiti e dei polsi. Come sempre, la solita nota che quando si parla di parte superiore del corpo, braccia e spalle, è ancora di maggior rilevanza. Vi ricordo che gli esercizi che andiamo a proporre, da seduti oppure da in piedi, non è necessario che vengano svolti tutti, soprattutto se magari sono le prime volte che seguite queste lezioni o le prime volte che eseguite quello specifico esercizio. In particolare vi ricordo che le articolazioni delle braccia, le spalle, tendono ad essere quelle un pochino più sofferenti nel nostro corpo, anche quelle dove si manifesta spesso una rigidità che può essere associata anche a delle problematiche di cervicale. Perché vi dico questo? Perché è inutile andare a forzare laddove il braccio, la spalla non si muove come vorremmo. Quindi procederemo con molta cautela e vi chiederò di prestare attenzione ciascuno ai segnali che il corpo dà e che sono fondamentali per capire quanto grande fare un movimento oppure ancora se è il caso di proseguire con l'esecuzione di un esercizio oppure di interromperlo. Qui nasce la seconda tematica. Durante l'esecuzione degli esercizi non dovete mai sentire dolore. Altre cose che non dovremmo sentire sono una sensazione di nausea, giramento di testa, di pochissimo comfort, oppure una fastidiosa accelerazione del battito cardiaco, oppure un affanno respiratorio. Questi sono tutti segnali che ci dicono che dobbiamo rallentare o eventualmente interrompere l'esecuzione dell'esercizio e attendere riposandoci. Se dopo esserci riposati ce la sentiamo di rimetterci in movimento, bene, altrimenti possiamo considerare terminata così la lezione per oggi. Vi ricordo che gli esercizi sono sempre disponibili sia sulla pagina Facebook che sul canale YouTube, quindi potete andare a recuperarli in qualsiasi momento.
Ora, ipotizzando che abbiate recuperato tutto ciò che vi serviva, possiamo cominciare tranquillamente il nostro lavoro solito di automassaggio della pianta del piede con la pallina e nel frattempo andiamo a raccontarci quali sono le altre cose a cui prestare attenzione durante questa ora che trascorreremo insieme. Innanzitutto, iniziamo il massaggio della pianta del piede facendo rotolare la pallina in avanti e indietro, avendo cura di andare a interessare tutta la lunghezza del piede. Mentre facciamo questo lavoro, cominciamo a fare attenzione a un altro quantitativo di cose, che sono principalmente in questo caso relativi a come stiamo seduti. Vi ricordo infatti che dobbiamo stare seduti sulla parte davanti della sedia, lontani dallo schienale, quasi come se fossimo seduti in realtà su uno sgabello. Perché? Perché ci manterremo in una posizione seduta eretta grazie all'uso della muscolatura dell'addome e della schiena, che già così inizia a svolgere un suo lavoro. Andiamo a stimolarla affinché ci mantenga seduti diritti. E questo stare seduti diritti non riguarda soltanto la parte bassa della schiena, ma inizia già fino ad ora a riguardare anche la parte alta, che deve essere perfettamente allineata, così come il collo, tant'è che noi dovremmo avere lo sguardo rivolto a una ipotetica linea dell'orizzonte davanti a noi. Altra tematica, mentre spostiamo la pallina sotto all'altro piede, a cui prestare attenzione è la questione del collo, ma della regione anche delle spalle. In che senso? Spesso quando si ha una cattiva postura nella parte alta della schiena, che è proprio l'argomento della lezione di oggi, si creano una serie di adattamenti e di compensi. In parole molto semplici, se io sono curvo con la schiena, poi per svolgere una vita normale di relazione ho bisogno di guardare ciò che accade intorno a me e quindi da questa posizione curva con la schiena sposto la testa per guardare ciò che accade davanti a me. Questo tipo di adattamento che vado a fare con la muscolatura del collo per permettermi di guardare davanti crea in realtà un accumulo di tensione nella regione del collo e delle spalle, provocando uno stress meccanico. Quindi che cosa accade? Questa regione diventa muscolarmente molto dura, molto rigida e spesso e volentieri dolente. Quindi già quando siamo seduti, la prima cosa a cui possiamo fare attenzione, e se c'è qualcuno a fianco a noi possiamo chiedergli di verificare questa cosa, è questo spazio che c'è tra il lobo dell'orecchio e la spalla, che deve essere ampio, perché se questo spazio non è ampio significa che ho la muscolatura contratta e la spalla che è salita verso l'orecchio. Quindi mettere spazio. Ora passiamo per favore con la pallina sotto al primo piede che stavamo lavorando e andando a sovrapporre un piede all'altro per aumentare, come vi ricordate, il lavoro sul comparto muscolare del piede e andando a dedicare più attenzione alla fascia centrale del piede, cominciamo piano piano a premere mentre facciamo rotolare la pallina, rallentando il ritmo di esecuzione e contestualmente cercando di non accontentarci di lavorare solo la fascia centrale del piede con il piede piatto, ma provando anche a inclinare un pochino il piede verso l'interno in modo che il massaggio vada ad interessare questo margine proprio interno del piede, che tendenzialmente, come abbiamo già visto un sacco di altre volte, è quello che si lamenta di più, però è quello anche che ne ha maggiormente bisogno. Allora, qui abbiamo delle possibilità, svariate possibilità di andare a modulare il lavoro che stiamo facendo. La prima possibilità è rappresentata dal fatto che se io mi accorgo che c'è un punto che fa veramente male, posso evitare di passarci direttamente sopra. L'altra possibilità è quanta pressione io do con i piedi sopra la pallina. Più premo, più la pallina andrà in profondità e quindi la sensazione di massaggio sarà profonda e persistente. Ma se io invece, quando passo sulle parti un pochino più dolenti, premo meno, ho comunque la possibilità di cominciare a lavorarle e a ammorbidirle. Ora andiamo a fare lo stesso tipo di lavoro sotto l'altro piede e nel fare questo lavoro vado ad aggiungervi ancora una piccola richiesta, che è quella relativa a
la possibilità, la capacità di muovere alcune parti del corpo, quelle che sono necessarie per l'esercizio, senza dover necessariamente coinvolgerne delle altre. Un esempio che faccio sempre da questa posizione è che qui lavoro premendo con i piedi sulla pallina e massaggiandomi i piedi e quindi muovo le gambe, ma il busto o il tronco non dovrebbe per nessun motivo oscillare accompagnando il movimento. Quindi dovrei come immaginare il mio corpo diviso a metà e pensare che dalla cintura dei pantaloni in giù il mio corpo in questo momento si sta muovendo, perché fa parte dell'esercizio, mentre dalla cintura dei pantaloni in su il mio corpo non si muove. E non si muove in questo caso grazie a un lavoro ancora di tutta questa cintura addominale di cui abbiamo parlato poc'anzi, che è quella che non solo ci tiene diritti contro la forza di gravità che dall'alto spingerebbe verso il basso, ma ci tiene anche solidi e stabili contro tutti i vari spostamenti e le varie compensazioni. Ora appoggiamo i piedi sul pavimento per un istante e prima di passare alla seconda parte di questo lavoro, che come sempre interessa piedi e caviglie, prendiamo soltanto un secondo per andare ad aggiungere l'ultimo pezzetto riguardo alla nostra posizione base. Questo pezzetto riguarda sostanzialmente l'appoggio dei piedi. Se vi guardate i piedi in questo momento, i piedi dovrebbero essere appoggiati a terra, paralleli tra di loro, a una distanza pari a quella dei fianchi, e la stessa distanza che c'è tra i piedi dovrebbe essere tra le ginocchia. Questo costituisce la nostra posizione base. Ultimo pezzetto, l'ultimo davvero, è rappresentato dall'appoggio dei glutei sulla sedia. E come sempre, se avete scelto una sedia con la seduta non imbottita, è più facile sentirla questa cosa. E vi dico anche un'altra piccola cosa. Oggi faremo degli esercizi per cui se avete scelto una sedia liscia e non di tessuto, avrete modo di goderne i vantaggi. Allora, i glutei sono appoggiati uguali sulla sedia. L'ischio, l'osso sotto il gluteo dove mi appoggio, destro, appoggiato come il sinistro. Se non vi sedete appoggiati uguali, può essere che siete storti con il tronco. Quindi provate ad aggiustarvi un pochino spostando il peso da un gluteo all'altro fino a trovare una situazione di appoggio simmetrico. Adesso però è vero che vi ho chiesto di tenere i piedi paralleli a distanza dei fianchi, ma ora per un attimo faremo un esercizio per cui abbiamo bisogno di avere i piedi uniti. Quindi il margine interno dei piedi è uno a contatto dell'altro, le ossa qui, i malleoli interni delle caviglie sono uno a contatto dell'altro e le ginocchia sono unite. Da questa posizione cominciamo a sollevare le punte dei piedi e ruotarle in fuori per poi riappoggiarle bene sul pavimento e poi riportare i piedi nella posizione di partenza. Quindi che cosa accade? Sollevo i piedi per evitare di strisciarli sul pavimento. Tenendo i talloni uniti ruoto le punte dei piedi in fuori più che posso, e in questo lavoro posso aiutarmi con l'apertura delle ginocchia e poi riappoggio tutto il piede a terra. Una volta che ho appoggiato il piede a terra, di nuovo sollevo, riporto uno contro l'altro e quando sento che i margini sono uniti e i malleoli sono uniti, appoggio i piedi per terra. Quindi, facilissimo, alzo, ruoto, appoggio, alzo, ruoto, appoggio. Nel fare questo esercizio fate attenzione ad una serie di dettagli che sono quelli che fanno la qualità dell'esercizio. Il primo dettaglio è rappresentato dal fatto che i piedi rimangono sempre uno contro l'altro e quindi non può accadere che mano a mano che io faccio il movimento, siccome non controllo che i talloni siano sempre bene appiccicati, e per tenere i talloni bene appiccicati ci vuole che io lavori per tenerli appiccicati, allora se io non li controllo dopo un po' i piedi vanno per i fatti loro. La rotazione poi dei piedi deve essere verso l'esterno il massimo di ampiezza, quindi quando ruotiamo i piedi all'esterno dopo averli sollevati lavoriamo proprio spingendo i mignoli indietro per portare indietro i piedi, e quando poi abbiamo raggiunto la massima apertura appoggiandoli a terra
andiamo bene ad appoggiare tutta la pianta del piede. Pensate al bordo interno del piede che si appoggia a terra, perché sennò finiamo ad essere appoggiati sul bordo esterno. E l'ultima cosa, visto che proprio facciamo le cose di finezza, come avrete visto il busto non fa assolutamente niente, mentre qui fare questo lavoro di accompagnamento, di assecondamento del movimento è molto molto facile, è una tentazione a cui è difficile resistere. Allora, per evitare di dondolare devo tenere sempre la parete addominale, tengo sempre l'ombelico un pochino in dentro. Immaginate che per fare questa lezione abbiate sbagliato a vestirvi e vi siate messi un paio di pantaloni un po' stretti. E quindi per evitare, cioè, non potete far altro che tenere un pochino l'ombelico in dentro. Quella tenuta dell'ombelico in realtà attiva la parete addominale e quindi stabilizza la posizione. Ora però, la prossima volta che ci ritroviamo lì con i piedi uniti, margini uniti, andiamo a fare il lavoro esattamente opposto, e cioè ruotiamo in fuori e poi ritorniamo in dentro. Quindi alzo i talloni, gli alluci sono uniti, li spingo in fuori e li appoggio, poi li sollevo e li riappoggio. Quindi la questione del non accompagnare il movimento dei piedi con il tronco è rimasta invariata. La questione della qualità del movimento, cioè con gli alluci sempre ravvicinati a questo punto, non sono più i talloni uniti, ma sono gli alluci che stanno attaccati uno all'altro, è rimasta invariata. La questione dell'apertura massima dei talloni quando vanno in fuori c'è, come sempre, ma le ginocchia questa volta sono unite e quindi dovete proprio spingere con i talloni per aprirli. Tutto il resto è rimasto invariato, semplicemente sto aprendo nella direzione opposta. Ora, più complicato ancora, perché è più complicato ancora, ci piace farlo, andiamo a unire i due esercizi che abbiamo appena fatto. Quindi apriremo prima le punte e una volta chiuse le punte apriremo i talloni. Dov'è la complicazione aggiuntiva di questa unione dei due movimenti? Dunque, il primo grande problema è rappresentato dalla coordinazione, dal ricordarvi esattamente la sequenza dei movimenti. E su questa cosa vi ricordo che già solo la ripetizione a mente o ad alta voce di quello che dovete fare è di fondamentale importanza. Altra cosa è che se unisco due movimenti, nessuno di questi due movimenti deve diventare più brutto o meno ampio di quanto non fosse prima. Quindi ci va una grossissima attenzione sul produrre due movimenti differenti ma qualitativamente perfetti. E l'altra cosa è che in questo lavoro alternato è un pochino più facile farsi prendere dal ritmo e accelerare e innescare la questione dell'oscillazione del busto. Quindi in realtà i pezzettini a cui dobbiamo fare attenzione diventano un pochettino di più. Il mio consiglio, come sempre, mentre fate l'esercizio, è di non farvi prendere dalla fretta, nel senso che non è che facendo l'esercizio più rapidamente dimostrate una abilità decisamente maggiore. Quello che si rischia che accada è che aumentando la velocità la qualità venga a diminuire. La qualità degli esercizi che stiamo facendo è, diciamo, uno degli elementi fondamentali e quindi lavoriamo più lentamente trovando quel ritmo individuale che ci permetta di fare il miglior movimento possibile. Ora però fermiamoci con i piedi chiusi e riadeguiamo la posizione dei piedi ritornando nella posizione base. A questo punto andiamo ad eseguire l'altro pezzetto di lavoro, automassaggio del piede e mobilizzazione di dita e caviglie, da possibilmente in piedi. Che cosa significa possibilmente? Che chi non riesce o chi non vuole o chi non può lavorare dai piedi resta seduto e come sempre ci sono gli esercizi modificati. Se vi state alzando vi ricordo di alzarvi lentamente e di fare una cosa alla volta, ovvero prima mi alzo e poi mi sposto. E nello spostarmi vado a posizionarmi dietro alla sedia e rimetto i piedi nella famosa posizione base. I piedi sono paralleli, uno distante dall'altro come la misura dei fianchi, le mani sono appoggiate sulla spalliera della sedia
e per un istante, per favore, cercate di sentire il modo in cui i vostri piedi appoggiano sul pavimento e in particolare se c'è più peso su un piede che sull'altro, oppure se avete trasferito molto peso in avanti e quindi avete le dita che si conficcano nel pavimento, oppure se tendete a scivolare indietro con il peso e sentite i talloni pesanti e le dita che quasi si alzano da terra. Ora però, da in piedi o da seduti, l'esercizio rimane praticamente lo stesso. Ricominciamo a fare quel lavoro di massaggio della pianta del piede con la pallina attraverso la pressione e il rotolamento. E se state lavorando da seduti, lo fate esattamente come l'avete fatto prima con un piede, lavorando più lentamente, andando proprio a mettere pressione, mentre se siete in piedi fate lo stesso identico lavoro, ricordandovi di tenere le mani appoggiate alla spalliera della sedia per darvi una mano e un sostegno anche solo psicologico per la questione dell'equilibrio, e dedicando questo movimento di pressione rotolata alla parte centrale del piede, ricordandovi che è fastidioso ma molto interessante e molto efficace lavorare inclinando un pochino il piede in dentro e andando a massaggiare il bordo interno. E a questo punto, da seduti o da in piedi non fa alcuna differenza, potete anche provare a non più lavorare solo avanti e indietro, ma anche con un movimento circolare, andando così a modificare la stimolazione che stiamo dando sulla pianta del piede. Se proprio siete in vena di fare le cose difficili, potete provare questo massaggio circolare sia in senso orario che in senso antiorario. E magari scoprirete che in automatico andate nella direzione in cui c'è un controllo migliore del movimento e che poi quando cercate di cambiare giro la situazione si complica e non poco. Adesso facciamo lo stesso identico lavoro sotto all'altra pianta del piede. Quindi lavoriamo la componente muscolare premendo da in piedi o da seduti, prima con un movimento che dall'avampiede va verso il tallone e poi successivamente con un movimento che può anche diventare circolare. La cosa di cui non vi ho parlato fino adesso e che mentre finite di massaggiarvi la pianta del piede voglio affrontare è la questione dell'idratazione, di cui abbiamo già parlato altre volte. Altre volte appunto vi ho chiesto di tenervi a portata di mano una bottiglia d'acqua per poter bere durante la lezione, anche perché è venuto più caldo e si tende a sudare di più e l'idratazione è di fondamentale importanza. È di fondamentale importanza perché al di là di tanti altri risvolti, essere correttamente idratati gioca un ruolo fondamentale sulla elasticità dei tessuti e quindi quando si è particolarmente rigidi, essere anche correttamente idratati può dare una mano. Ora torniamo con la pallina sotto al primo piede e se siete seduti appoggiate un piede sopra l'altro e ripetete il lavoro di massaggio con pressione con due piedi, dai piedi invece facciamo il nostro solito ultimo esercizio di chiusura di questa sessione, che è rappresentato dal massaggio a pressione che andiamo a fare appoggiando il peso del corpo sopra la pallina, buttando fuori l'aria e poi spostando il peso dall'altra parte, inspirando. Questo tipo di lavoro fatelo, ricordatevi, di nuovo sulla totalità della pianta del piede, andando a premere alcuni punti dell'avampiede e poi alcuni punti della parte centrale e altri punti del tallone. Vi accorgerete, come sempre, che quando premo con il tallone la sensazione è pressoché neutra. Quando premo con l'avampiede dovete ricordarvi di lasciare le dita morbide, rilassate, come affasciare la pallina, di modo che il lavoro della pallina vada proprio ad interessare tutta la parte del metatarso. E invece quando lavorate nella parte centrale del piede è ancora un lavoro sulla muscolatura che può essere anche sì fastidioso, e per cui lavorare lentamente andando a mettere progressivamente il peso del corpo sopra la pallina può aiutarvi a non andare di colpo su un punto che poi magari si rivela essere doloroso. Passiamo poi tutti la pallina sotto all'altro piede e andiamo a fare la stessa identica cosa. E qualcuno mi ha chiesto
quale sia la differenza tra il lavoro facendo rotolare e premere la pallina e questo lavoro di pressione. Banalissimamente, il primo lavoro replica un pochino il lavoro di un massaggiatore che preme e poi cerca di sciogliere le contratture facendo, proprio impastando la muscolatura. Questo secondo lavoro basato sulla pressione invece sfrutta un altro meccanismo. Imbroglia un pochino il corpo perché quando i recettori che ci sono nei muscoli sentono la pressione hanno un attimo in cui non capiscono se il segnale sia pressione o eccessiva tensione e innescano un meccanismo riflesso per cui nel caso fosse eccessiva tensione il corpo per proteggersi manda un segnale di rilassamento alla muscolatura e questo è ciò che avviene. Quando io la premo innesco questo circuito per cui automaticamente di riflesso la muscolatura si rilassa. Quindi in questa maniera sto dando un altro tipo di input al rilassamento della muscolatura della volta plantare. Adesso però, come sempre, a fine di questo ciclo mettete la pallina via dove non c'è il rischio che possa tornarvi in mezzo ai piedi e andiamo a fare l'ultimo pezzetto di lavoro sui piedi che faremo in maniera esattamente identica dai piedi ora seduti. Quello che faremo ora è semplicemente sollevare prima un tallone e poi l'altro da terra. Allora, abbiate l'accortezza di cominciare con un movimento abbastanza piccolo di escursione, che significa anche che non solo alzate poco i talloni, ma che anche il lavoro di articolazione sulle dita è minore. Poi mano a mano che eseguiamo il movimento andiamo a aumentarne l'impatto, aumentandone l'ampiezza. Ora, se siete seduti, concentratevi soprattutto su questo lavoro che il piede deve fare, e cioè sul fatto che le dita del piede devono piegarsi bene, che non dovete andare in appoggio sulla punta dell'alluce. Se siete in piedi ovviamente viene da sé che il movimento sia quello. Attenzione perché se siete in piedi dovreste essere con il corpo vicino alla sedia per potervi mettere nella condizione in un momento qualsiasi di voler provare a togliere le mani di essere nella situazione migliore per stare in equilibrio. Ora lavoriamo con questa modalità ma con entrambi i piedi insieme, andando a sollevare i talloni e a riappoggiarli. Ovviamente se siete seduti ancora una volta l'attenzione va sul grande sollevamento dei talloni, se siete in piedi invece la vostra attenzione dovrà essere portata, oltre che sul grande sollevamento dei talloni, sull'equilibrio e quindi dovreste riuscire a salire con il corpo compatto e trovare una posizione di equilibrio prima di scendere di nuovo con i talloni a terra. E giusto perché dobbiamo farle fatte bene le cose, vi ricordo che quando scendete con i talloni a terra dovete scendere lentamente riaccompagnando piano il peso del corpo verso il pavimento. Ora riappoggiamo i talloni a terra e diversifichiamo per un istante il lavoro. In questo modo, se siete seduti, quello che vi chiedo di fare ora è mantenere il tronco eretto e marciare da seduti lentamente sollevando le gambe, facendo attenzione a due cose. Durante il sollevamento del ginocchio l'aria esce e l'ombelico va in dentro e la gamba sale lentamente perché se la portate su di slancio non vale. Dovete attivare questa fascia muscolare prima di sollevare la gamba e il sollevamento deve essere lento, magari molto piccolo, ma lento. Se invece siete in piedi, stando un pochino arretrati rispetto alla spalliera della sedia ma con le mani appoggiate e i piedi nella posizione base, piegate le gambe tenendo tutta la pianta del piede appoggiata a terra per poi ridistenderle. Quindi piego le gambe e come vedete i talloni stanno a terra e le punte anche. E soprattutto non fatevi fregare dal busto, perché se io faccio questo e avvicino il busto alla sedia è vero che mi sembra di essere andato molto giù, ma in realtà sto barando,
Quindi le gambe si piegano e poi si distendono. E vista da di fronte è questo il lavoro, eh? Senza ginocchia che convergono o si aprono. Paralleli, mantenendo come? Le gambe nella posizione base, quella che usiamo da seduti, vi ricordate? Allora, se siete seduti, interrompete la marcia a ginocchia alte. Se siete in piedi, potete finalmente interrompere il movimento delle gambe e recuperare la sedia per andare a recuperare la nostra posizione da seduti. Ora, da questa posizione da seduti, quello che facciamo è molto semplice. Prima di tutto verifichiamo di essere nella posizione base. Glutei appoggiati entrambi uguali, piedi paralleli alla larghezza dei fianchi. Poi, da qua, arrotondiamo la schiena e andiamo ad appoggiare la regione delle scapole contro lo schienale. Se in questa posizione vi rendete conto che non riuscite ad appoggiare comodamente i piedi a terra, o scegliete una sedia più bassa, oppure prendete qualcosa che possono essere anche, non so, due libri, due volumi dell'enciclopedia, ma devono essere alti uguali, e ve li infilate sotto i piedi in modo che i piedi possano essere appoggiati comodamente a terra. Il lavoro che facciamo ora è questo. Prendiamo con due mani, possibilmente, il ginocchio destro. Mentre buttiamo fuori l'aria, tiriamo dolcemente il ginocchio verso di noi e lo teniamo vicino fino a che non abbiamo svuotato completamente la cassa toracica e quindi i polmoni sono vuoti di aria. Quando poi nasce il bisogno di inspirare, lasciando andare la gamba, la rimettiamo giù e il piede torna nella sua posizione base. Ora ho di nuovo inspirato e quindi espirando posso portarmi l'altro ginocchio al petto. Per andare a rendere questo movimento meno banale, dobbiamo come sempre fare attenzione ad una serie di dettagli. E i dettagli a cui faremo attenzione adesso sono questi. Quando io porto il ginocchio verso di me, espiro e mentre espiro spingo ancora più dentro l'ombelico, così che la schiena nella zona lombare qua dietro, siccome non è appoggiata allo schienale, diventi ancora più rotonda e la muscolatura si allunghi dolcemente. Altro piccolo particolare, quando io porto il ginocchio verso il petto, in realtà non ho bisogno di un sacco di forza, i gomiti stanno vicino al corpo e le spalle sono basse, rilassate. Ora, riappoggiamo pure entrambi i piedi sul pavimento. Da questa posizione inspiriamo e poi mentre espiriamo tiriamo dentro l'ombelico e stacchiamo la schiena dallo schienale e ci riportiamo seduti nella posizione base. Adesso partiamo con le braccia rilassate ai lati del corpo. Da questa posizione facciamo un movimento semplice, ci serve come riscaldamento per le spalle. Pieghiamo le braccia portando le mani verso le spalle, da questa posizione portiamo le braccia verso l'alto, poi torniamo alle spalle e poi torniamo giù. Quindi alle spalle, verso il soffitto, alle spalle e lungo il corpo. Allora, nel fare questo movimento ci diciamo subito quali sono le cose a cui prestare attenzione. Prima di tutto vi dico che sarebbe bello riuscire ad arrivare con le braccia belle stese qua, magari ai lati della testa, magari anche più indietro, però magari se le spalle non sono mobili, le braccia lì non ci arrivano, ma non importa, perché vi ricordate, ciascun braccio deve fare il meglio che riesce senza che si avvertano sensazioni sgradevoli o di dolore. Quindi, se le braccia non salgono o se un braccio non sale, va bene, ciascun braccio farà ciò che riesce. Ora, altra cosa, quando sono qua mi allungo, anche se le braccia non sono distese, cerco di stirare la schiena e quando vado giù le braccia si rilassano completamente. Ora però, che abbiamo iniziato un po' a mobilizzare le braccia, complichiamo la situazione. Interrompete il movimento perché ora andiamo ad eseguirlo sfalzato e quindi introducendo una richiesta di coordinazione
che a molti di voi farà storcere il naso. Allora, cosa facciamo? La mano destra va verso la spalla, la sinistra sta qua. La mano destra va verso il soffitto. Bene, quando la mano destra torna dalla spalla ci va anche la mano sinistra e poi le braccia si scambiano di posizione e poi salgono e poi si scambiano. Come ho già avuto modo di dire altre volte durante l'esecuzione di questo specifico esercizio, potrebbe esservi utile pensare alle mani come le cabine di una funivia che si incontrano a metà strada per poi separarsi. E per non farvi fregare dalla coordinazione, una delle cose più facili è andare lentamente, di modo che io possa verificare anche a vista di essere con le mani entrambe all'altezza delle spalle, verificare di essere andata dalla parte giusta con le braccia. Altro trucco è dirsi a mente o ad alta voce, come facevamo prima, quello che deve succedere: si incontrano, si allontanano, si incontrano, si allontanano. Se volete potete anche aumentare il ritmo di esecuzione di questo movimento, fermo restando che nell'aumentare il ritmo il movimento non può andare per i fatti suoi e quindi che ogni volta devo essere precisa nella posizione e ogni volta devo essere al massimo del lavoro sia verso l'alto che verso il basso. Allora, mantenendo inalterata la qualità del movimento, potete anche aumentare un pochino il ritmo, ma la cosa fondamentale è che il movimento deve continuamente rimanere preciso e bello da vedersi, anche se io non vi sto vedendo in questo momento oppure vi vedo piccini piccini. Allora, torniamocene giù con le braccia lungo il corpo e appoggiamo le mani sulla seduta della sedia. Per fare quel lavoro di mobilizzazione della parte alta della colonna che facciamo spesso e che è fondamentale per il nostro discorso della postura di prima. Allora, la prima parte del movimento è quella dell'esercizio, è quella che già conosciamo tutti, e cioè durante la fase di espirazione, mentre dalla bocca butto fuori l'aria per svuotare i polmoni, l'ombelico va indentro, 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 così indentro che porta la schiena curva. Nel curvare la schiena, il mento va verso lo sterno e le spalle si arrotondano, la schiena diventa rotonda. Immaginate il guscio di una tartaruga. Poi, quando devo inspirare, la schiena si raddrizza, le braccia un pochino mi forniscono l'input per stare bello dritto e poi le spalle vanno indietro e il petto si apre. Quindi qui respiro usando il naso e poi quando devo buttare fuori l'aria dalla bocca l'ombelico va in dentro, la schiena piano piano si curva e di nuovo torno a fare la tartaruga. Adesso proseguite l'esercizio senza più guardare il video, ma concentrandovi proprio su articolare la colonna nella maniera corretta. E il concetto è che devo passare da una situazione dove la schiena è curva, il mento è vicino al petto e le scapole si sono allontanate dalla colonna, come veramente a formare il guscio, il carapace di una tartaruga, e poi a una situazione dove invece quando sono dritto le scapole vanno esattamente nella direzione opposta, vanno a strizzare la colonna in mezzo e quindi io sono impettito con il petto in fuori e le spalle indietro. Qual è il significato di questo esercizio? Sentite le scapole come si muovono, concentratevi sul movimento delle scapole. Il significato di questo esercizio è dare mobilità a quel pezzo di schiena lì, cioè al tratto dorsale della colonna vertebrale. Perché? Perché se vogliamo migliorare la postura e quindi uscire da una posizione sbagliata, spesso irrigidita in cui stiamo, dobbiamo prima di tutto smollare. Nel momento in cui avremo smollato, potremo metterci nella posizione giusta e allora poi ci riconsolideremo nella posizione corretta. Ora però, la prossima volta in cui vi ritrovate con la colonna eretta e il petto in fuori e le spalle indietro, dovendo poi espirare, fatelo rilassando semplicemente le braccia e le spalle. E a questo punto andiamo a recuperare i nostri pesi o le nostre bottigliette d'acqua. Allora,
posizione base. In seconda battuta, prima di cominciare questi esercizi con questi leggeri sovraccarichi, vi dico che se c'è un braccio che non funziona, che non lavora e che non può lavorare, lavorate soltanto il braccio che funziona. Se durante l'esecuzione dell'esercizio vi rendete conto che anche solo la bottiglietta, che non è nemmeno un chilo, rende estremamente faticosa l'esecuzione dell'esercizio, fate i movimenti senza tenere nulla in mano. Ultima cosa, se sentite che vi nasce una grossa sensazione di affaticamento sulle spalle, sulle braccia, o di dolore sulle spalle, sulle braccia, o di pesantezza sul collo, o fate l'esercizio senza sovraccarichi o lo interrompete del tutto. Ora partiamo con le braccia lungo il corpo e come vedete ho le mani ruotate in modo che i palmi siano rivolti verso il dentro. Per cominciare l'esercizio ruoto i palmi in avanti, mentre butto fuori l'aria con i gomiti un po' piegati porto le braccia in alto. Vedete che le mani non vanno più in alto della linea delle spalle. Ora, inspirando, torno giù e giro di nuovo le braccia e questa volta i palmi vanno addirittura verso il dietro. E così, mentre butto fuori l'aria, spingo le braccia verso l'alto e indietro. Poi torno inspirando, ruoto e di nuovo con i gomiti morbidi torno in avanti. Quindi, lentamente, l'esercizio è composto da sollevo buttando fuori l'aria, scendo respirando, sollevo buttando fuori l'aria, scendo respirando. Una, quando vado in avanti i palmi guardano il soffitto, quando vado indietro i palmi guardano il soffitto. A che cosa dobbiamo stare attenti? Beh, prima di tutto a non oscillare il busto, quindi il nostro ombelico è sempre tirato leggermente indietro. Quando vado indietro, poi, una delle cose a cui fare attenzione è la posizione del tronco. Nel senso che, se io faccio questo lavoro, ho una grandissima soddisfazione perché mi sembra di aver mandato le braccia in altissimo, però in realtà sto barando, ok? Quindi la schiena sta diritta, le braccia vanno un pochino in avanti, qui non bisogna farsi prendere dalla tentazione, e vanno fino dove riescono indietro, e il trucco è proprio rappresentato dal fatto che quando vado indietro le scapole strizzano vicino alla colonna, così la schiena diventa bella solida perché ho l'addome in dentro, le scapole chiuse e la schiena si rinforza. Ora, mi raccomando, ricordatevi che potete interrompere il movimento quando sentite che diventa fastidioso o particolarmente faticoso. E nella fattispecie interrompiamolo per un istante adesso e appoggiamo pure a terra i pesi o le bottiglie, quello che avevamo, e lasciando le braccia rilassate ai lati del corpo facciamo un piccolo lavoro di mobilizzazione della colonna. Ve lo ricordate, fuori l'aria vado di lato, mantengo la posizione fino a che non ho vuotato i polmoni, avendo il gluteo a posto bene saldo sulla sedia. Poi inspiro e mentre butto fuori l'aria vado dall'altra parte e mantengo la posizione fino a che non ho svuotato completamente la cassa toracica e poi fino a che non ho di nuovo inspirato, perché è nella fase di espirazione che poi andrò dall'altra parte con la schiena. Mentre fate questo lavoro ricordatevi che i piedi non si muovono, le ginocchia non si muovono, i glutei non si muovono. L'obiettivo dell'esercizio non è rappresentato dall'arrivare a appoggiare la mano a terra, ma dal lavorare lentamente per favorire l'allungamento di tutta questa muscolatura che fascia lateralmente il tronco e la mobilizzazione laterale della colonna vertebrale. Perché, mentre continuate a fare questo esercizio, brevissimamente, perché facciamo questi lavori di tonificazione della muscolatura della parte alta della schiena? Perché passando tante ore sedute quello che accade è questo, la schiena si arrotonda. In questa posizione poi mi irrigidisco e quindi ho la muscolatura dei pettorali che diventa corta e quindi le spalle stanno qui davanti. Allora se io voglio stare dritto che cosa devo fare? Devo aprire il petto e poi devo irrobustire la muscolatura dietro. Perché? È molto facile. Quando io o chiunque vi sta vicino vi dice stai dritto, voi vi raddrizzate, ma dopo un istante tornate nella posizione di partenza, perché a stare dritti fate fatica. È sintomo che la muscolatura che vi deve tenere diritti
non è allenata e quindi si stanca subito. E noi oggi abbiamo cominciato a farla lavorare perché diventi progressivamente più forte e sia in grado di tenere diritti per più tempo, per così tanto tempo che poi chi vi sta vicino non vi dovrà più dire di stare diritti. Ora, ritornate in centro con il busto e recuperate per favore i pesi o le bottiglie. Perché andiamo a fare un altro lavoro sempre di tonificazione di quella parte alta della schiena. Questa volta faremo un movimento che i fisioterapisti propongono anche per rinforzare la muscolatura che si occupa di stabilizzare la spalla. Quindi è possibile che alcuni di voi, se avete avuto dei problemi alle spalle, abbiano già visto questi esercizi. Allora, partiamo con le braccia piegate e per un istante tenete pure i pesi o le bottiglie appoggiate sulle cosce mentre ci raccontiamo quello che faremo. Allora, quello che faremo è questo. Portando il braccio piegato a 90 gradi, in questo modo, andremo a portare le braccia in fuori, qua, e poi a riportarle qui dritte. Allora, attenzione ad alcuni particolari. Guardate i miei gomiti. Quando apro le braccia in fuori, tra il gomito e il corpo, vedete che non si crea nessun tipo di spazio. E questo è ciò che deve accadere. Allora, tanti anni fa avevo un insegnante di danza molto carino che quando voleva che noi tenessimo queste posizioni molto aderenti ci diceva: immagina di avere un assegno qui sotto con scritta sopra la cifra che più desideri, no? Uno di qui e uno di qua. E per tutta la durata dell'esercizio ti devi muovere senza che l'assegno ti cada, perché sennò è andato perduto. Quindi scrivete la vostra cifra immaginaria sugli assegni. Staccate le bottiglie o i pesi dalle cosce e poi facciamo questo. Fuori l'aria, strizzo le scapole, le mani vanno lentamente in fuori fino dove riescono. Sto qui fino a che non ho buttato fuori tutta l'aria, respiro e torno indietro. Ok? Allora, questo è uno di quegli esercizi che se sentite particolarmente faticosi potete eseguire tranquillamente senza i sovraccarichi. Ricordatevi gli assegni tra i gomiti e il busto e ricordatevi di lavorare lentamente. Perché? Perché quando apro, in realtà, se io faccio così, è vero che i gomiti vanno probabilmente più indietro, ma ci sono andati di slancio e ho pure rischiato di farmi male alle spalle. Mentre il motore di questo movimento è tutta la muscolatura che sta qua, in mezzo alle scapole, ed è da lì che dovete sentire che tira così, portando le scapole vicino alla colonna vertebrale, e che le braccia vanno in fuori semplicemente come una conseguenza della contrazione di quella muscolatura lì. Per aiutarvi a stabilizzare la posizione, poi magari non è più neanche utile che io ve lo ricordi, però quando buttate fuori l'aria, tirare indentro l'ombelico consolida la posizione della schiena, eh? E peraltro tonifica anche gli addominali, quindi come sempre, se avete sensazione di giramento di testa e di nausea, interrompete l'esecuzione dell'esercizio anche prima. Ora, riappoggiate tranquillamente i vostri pesi o le vostre bottiglie a terra e andiamo a recuperare il bastone per la parte, diciamo, finale degli esercizi di questa lezione. Nel recuperare il bastone, adesso facciamo attenzione a più cose. Primo, verificate di essere seduti ancora nella nostra posizione base e di essere staccati dallo schienale della sedia. Prima di cominciare a fare qualsiasi tipo di movimento con il bastone, guardatevi intorno e verificate che lo spazio intorno a voi vi permetta di muovervi senza andare a sbattere da qualche parte o senza colpire chi c'è di fianco a voi se state facendo la lezione in due in casa in questo momento. Allora, quello che facciamo ora
è questo. Impugniamo il bastone alla larghezza delle spalle. E primissimo esercizio, facile facile, è questo. Porto il bastone all'altezza del petto e come vedete ancora una volta ho i gomiti chiusi con i miei famosi assegni sotto i gomiti. E poi cominciamo a fare questo lavoro. Espirando vado in avanti con le braccia e inspirando torno qua. Ah, allora, quando stendo le braccia in avanti, vedete che le spalle rimangono basse, il nostro famoso spazio tra il lobo dell'orecchio e la spalla, e che le mani non vanno verso l'alto, bensì il bastone rimane all'altezza delle clavicole, di queste ossa qua. Ok. Se proprio vogliamo fare una cosa un pochino per rendere più interessante l'esercizio, possiamo recuperare quel concetto di scapole che si chiudono quando veniamo con le braccia piegate e il bastone vicino al petto. Ora, modifichiamo il movimento ruotando un pochino i polsi e andando verso l'alto, ricordandovi che se si stendono del tutto le braccia va bene, se non si stendono va bene lo stesso. Espiro, salgo, inspiro, scendo. Ora, quando porto le braccia in alto, vado fino a dove riesco ad arrivare. E anche se non sono perfettamente sopra la testa, ma sono un po' avanti, va bene comunque. Se c'è un braccio che vi rendete conto essere solo un pochino più pigro, potete guidare il movimento con il braccio che funziona meglio e come portarvelo un pochino a spasso passivamente. Se però invece un braccio non può muoversi, fate tranquillamente l'esercizio con un braccio soltanto. Allora, uniamo le due cose che abbiamo fatto adesso disegnando una lettera L. Vado avanti, vengo al petto, vado in alto e vengo al petto. Vado avanti, vengo al petto, vado su e vengo al petto. E ancora una volta, come vi sarete accorti, la ripetizione a mente o ad alta voce di ciò che devo fare mi permette di prendere il ritmo e di tenerlo. Ora non correte, concentratevi sull'allungare le braccia più che potete in avanti ed allungarle più che potete in alto, e invece pensate a dare a questo esercizio un ritmo che seppur lento sia costante, e quindi è 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4, cioè senza accelerazioni o senza fermate, un movimento costante. Pensate a un'onda, sale, scende. Adesso, la prossima volta in cui ritornate con il bastone vicino al petto, rilassate le braccia e appoggiamo per un istante il bastone sulle gambe. Da questa posizione adesso andiamo a fare l'ultimo lavoro di mobilizzazione. No, ne facciamo ancora due, dai, facciamone ancora due. Allora, il primo, li conoscete entrambi. Il primo riguarda bene le spalle, in rotazione, e quindi funziona così. Impugno il bastone anche un pochino più largo della misura delle spalle e poi immagino di andare in canoa, remo a sinistra, remo a destra, mando il bastone di lato in acqua dalla canoa a sinistra e poi lo mando a destra. Attenzione a cosa succede, la mano sinistra scende e poi sale, la mano destra scende e poi sale, scendo, salgo, scendo, salgo. Come vedete, quando il bastone sale tende a venire davanti al corpo e ad avere una mano in basso e l'altra in alto. Vado giù con la sinistra, torno in centro e ho sotto la destra perché sono già pronto a ripartire. Ora, se lo avete agganciato il ritmo del movimento, potete togliere la pausa in centro andando a remare lentamente da una parte all'altra.
all'altra, da una parte all'altra. Ma la cosa fondamentale resta che dovete lavorare lentamente, perché se accelerate è proprio il momento in cui su un movimento complesso come questo, che si muove su diversi piani, vi andate a fregare. Ora, interrompiamo qui la nostra sessione di canoa per oggi e andiamo a fare l'ultimissimo esercizio per le braccia e soprattutto di mobilizzazione della spalla, che però interessa anche il gomito e il polso. Ma questo esercizio in particolare ad alcuni di voi potrà essere particolarmente antipatico, perché viene proposto dai fisioterapisti in quei casi in cui si parla di spalla congelata. In realtà l'esercizio fa molto bene perché dona mobilità alle spalle, però qualcuno potrebbe essere particolarmente indispettito da il movimento piccino che potrebbe riuscire a fare. Come sempre, non è che facendo un movimento grande portate a casa un risultato fantastico, e se fate un movimento piccolo perché quello riuscite a fare state buttando via del tempo, e attenzione. Allora, il bastone lo passiamo dietro di noi e lo appoggiamo sulla seduta. Da questa posizione noi portiamo le braccia di lato indietro con i palmi delle mani rivolti indietro e poi afferriamo il bastone. Da qua poi ce lo portiamo vicino al sedere. Il lavoro che faremo adesso, mantenendo la schiena eretta e lo sguardo rivolto in avanti, sarà quello di piegare le braccia facendo scorrere il bastone lungo la schiena dietro, e quando arriviamo al punto dove a causa delle spalle o dei gomiti o dei polsi più su di così non possiamo andare, tornare alla posizione di partenza. Vi consiglio di espirare in salita e inspirare in discesa, e di cercare di lavorare con il bastone attaccato alla schiena, perché staccarlo potrebbe in alcuni casi aiutarvi a fare un movimento più ampio, ma vi ricordo che si tratterebbe di barare, ok? Quindi lavorate lentamente strisciando il bastone sulla schiena. Nella fattispecie andiamo a fare un lavoro di questo tipo: salgo e scendo, salgo e scendo. Quando nel salire siete arrivati al punto di massima altezza del lavoro del bastone, se avete ancora la possibilità di espirare perché avete ancora aria, rimanete nella posizione espirando, ok? Ma il consiglio è: salite lentamente, sfruttando la fase di espirazione per salire piano, in modo anche dal mettervi al riparo dalla tentazione di fare un movimento un po' veloce e un po' brusco, magari anche solo con lo scopo di guadagnare qualche millimetro in più. Invece no, salite lentamente, sentite il bastone che scorre lungo la schiena sia in salita che in discesa. Ora, la prossima volta in cui torneremo con il bastone appoggiato sulla seduta della sedia, interrompete il movimento e rilassate le braccia. E nel rilassare le braccia poi possiamo anche tranquillamente appoggiare il bastone a terra, perché per oggi abbiamo finito con lui. Ora, quello che facciamo come chiusura di questa lezione di oggi è un lavoro di allungamento della muscolatura delle braccia, e partiamo a braccia incrociate facendo un lavoro di respirazione. Quindi porto le braccia in alto fino dove riesco ipoteticamente a circondare la testa, ma se non ci arrivano non fa nulla, inspirando dal naso e poi riportando le braccia verso il basso, espirando dalla bocca. Vi ricordo che qui, in questo movimento, la respirazione gioca un ruolo fondamentale. Inspirate profondamente dal naso e poi espirate profondamente dalla bocca, e anche se le braccia non arrivano perfettamente a circondare la testa, cercate di stirarvi, di usare questo movimento per
a stiracchiarvi come se vi foste appena svegliati, ok? Ora, la prossima volta in cui torniamo con le braccia qui in basso, le lasciamo andare per un istante e poi facciamo questo lavoro. Appoggiamo la mano destra sulla spalla sinistra o sul petto e con la mano opposta spingiamo il braccio verso di noi, come se fosse una specie di sciarpa. Spingo il braccio destro vicino alla gola usando la mano sinistra. Dovreste sentire stirare questa regione. Cercate di tenere la spalla bassa, non sollevata vicino all'orecchio. Poi la mano sinistra che stava spingendo dolcemente il braccio verso di me smette di spingere e il braccio destro scende. E conseguentemente metto la mano sinistra sul petto destro, la mano sul gomito, spingo con la mano destra il gomito sinistro, spingete con gentilezza, come a portare questa parte del braccio alla gola. Poi rilasso di nuovo smettendo di spingere, chiudo le mani davanti a me. Allora, faremo due esercizi e prima di farli vi chiedo di guardare quello che faremo, anche perché poi dovrete tenere la testa bassa, non guardare lo schermo. Quindi, allora, il primo esercizio sarà questo. Con le dita chiuse, intrecciate, porteremo le braccia davanti a noi e poi piegheremo il collo in avanti, mento sul petto, e da questa posizione cercheremo di allungare le braccia tirando in avanti il più possibile e contemporaneamente spingeremo indietro l'ombelico e di conseguenza la colonna il più possibile. Quindi saremo tesi, contesi tra due forze, le braccia che spingono in avanti più che possono, la schiena che spinge indietro, con il collo rilassato e il mento appoggiato sul petto. E questo sarà il nostro primo esercizio. Quindi, prepariamoci. Intreccio, allungo, braccia un po' più basse della linea delle spalle, piego il collo, mento vicino al petto, fuori l'aria. Le braccia tirano in avanti, l'ombelico spinge in dentro. Non guardate in avanti, guardate in basso, guardate verso la pancia, sentite, cercate la sensazione come se qualcuno vi avesse afferrato per i polsi e vi tirasse così tanto da volervi sollevare dalla sedia, ma contemporaneamente immaginate un'altra persona che da dietro vi ha preso e vi ha agganciato per l'ombelico e che tira nella direzione opposta per non permettervi di alzarvi dalla sedia. Ora, lentamente smettete di allungare le braccia e smettete di spingere indietro l'ombelico. Le braccia le lasciamo andare e la schiena si raddrizza lentamente. E poi facciamo la stessa identica cosa, ma dita, giro. Da questa posizione di dita intrecciate, girate i polsi, mostrate i palmi. A questo punto non spingete con le dita, ma spingete con i palmi. Ed è lo stesso identico lavoro di prima, i polsi tirano avanti, l'ombelico spinge indietro, il mento va verso il petto, fuori l'aria. C'è qualcuno che vi ha agganciato per i polsi e vi tira, c'è qualcun altro che vi ha agganciato per la pancia e vi tira indietro e in mezzo le braccia e la schiena si stiracchiano. Ora, progressivamente togliete la tensione. Lasciate cadere le braccia e invece di tornare diritti con la schiena andiamo piano piano indietro ad appoggiare la regione delle scapole contro lo schienale. E qui ci fermiamo perché la nostra lezione per oggi è finita qua. Ma non vi alzate, non andate da nessuna parte, perché io adesso vi tengo qui ancora un minuto per evitare che vi dovesse girare la testa. Allora, oggi è mercoledì. Domani mattina alle 10 avete la consueta pratica di yoga con Elena e poi noi ci vediamo venerdì alle 15 per la nostra consueta lezione. Cavalcando un pochino quello che durante la conferenza di ieri ci ha detto la dottoressa Fetoni, vi invito con l'uso corretto dei dispositivi di protezione, ovvero mascherine, guanti ed evitando gli assembramenti, a cominciare a
pensare di uscire di casa e cominciare a fare delle passeggiate. Mi raccomando, rispettando tutte le norme di sicurezza, ma ricordandovi parallelamente che, come abbiamo detto appunto ieri con la dottoressa Fetoni, è di fondamentale importanza ricominciare a muoversi anche fuori di casa. Detto questo, io vi saluto. Per oggi abbiamo finito. Vi ricordo che ci fossero qualsiasi tipo di domande in relazione agli esercizi che proponiamo o alle altre attività dell'associazione, potete tranquillamente scriverci e saremo ben felici di rispondervi. Grazie a tutti e buon pomeriggio.